La lunga stagione dell'enduro siciliano si è conclusa a Sciacca domenica 9 dicembre, a più di un mese di distanza dal feroce nubifragio che ha colpito la popolazione sarcense, facendo saltare l'ultimo appuntamento stagionale previsto inizialmente per il 4 novembre. Il motoclub Sciacca, con a capo Enzo Sant'Angelo, non ha voluto però deludere le aspettative degli appassionati, confermando l'impegno preso e regalando, in pieno clima natalizio, al Circus dell'Enduro Siculo una festa conclusiva di tutto rispetto. La gara, diretta da Giuliano Riggio, è stata apprezzata dai 93 iscritti che, partiti dal centro storico del paese, hanno affrontato tre giri da 40 km con un trasferimento adatto a tutti e due belle prove speciali fangose. Vincere assoluta di giornata è il pilota del team Honda DARPA Racing Marco Bologna. Il palermitano, archiviato definitivamente l'infortunio, sembra essere tornato allo stato di grazia che l'aveva portato ai vertici della classifica assoluta di campionato prima di Caltanissetta. Era l'obiettivo che mi ero posto subito dopo essere uscito dall'ospedale. Sono veramente contento di questo risultato. Rimane un po' di amaro in bocca per il campionato, però dopo tutto quello che è successo sono veramente contento di essere tornato a vincere oggi. A prendersi la copertina di diritto è il neocampione siciliano enduro Alessandro Talamo. Partito con il freno a mano tirato, il pilota del team Violetti ha dovuto fare i salti mortali nelle ultime due prove speciali per non farsi soffiare il titolo da un arrembante Domenico Riccheri. Grazie a tutti, grazie a te Tassello che ci segui sempre. L'emozione ovviamente è veramente veramente tanta. Però ancora di più è stato vincerlo in questa maniera, nel senso fino all'ultima speciale con Domenico Riccheri che ha guidato veramente forte. Peccato per la gara, perché sono partito troppo sottotono. Forse la pressione, anzi sicuramente la pressione, non sono riuscito a gestirla bene per più di metà gara. Riccheri, virtualmente campione fino alla sesta prova, ha dovuto arrendersi all'ultimo giro. Appunto nell'ultima prova speciale mi trovavo a pochi centesimi davanti a Bologna, però ho dato il tutto e per tutto, però sono caduto nelle ultime curve e ho perso abbondanti secondi e di conseguenza sono arrivato terzo, perdendo così il campionato e vincendo Ale. Faccio complimenti ovviamente. Davide Cutuli su KTM 250 a due tempi si piazza a ridosso del podio dopo una bella battaglia con Vincenzo D'Angelo in sella alla nuova Husqvarna 450. I due velocissimi ragazzini della Cadetti, Alessio Ferrera e Giorgio Chipinti, giunti rispettivamente sesto e settimo. Gaetano Zapparata, campione regionale nella Senior 450, chiude ottavo precedendo gli altri due cadetti Cagnina e Talarico. Si conclude così un'altra stagione lunga e indimenticabile. Vi abbiamo tenuto compagnia per tutto l'anno, cercando di raccontarvi nel miglior modo possibile ogni gara con i nostri report. Nella speranza di aver lasciato un sorriso ad ognuno di voi, non ci resta quindi che augurarvi buone feste e buon anno nuovo. Ciao Tassello!